Ciao ragazzi, io sono Emanuele, bentornati su questo mio canale dedicato alla fotografia e al videomaking. Oggi parliamo di diffrazione. Sono sicuro che ne avete già sentito parlare in campo fotografico, per cui vediamo un po' cos'è. Con diffrazione si intende la deviazione della traiettoria di propagazione delle onde quando queste incontrano un ostacolo. Questo fenomeno fisico riguarda tutte le onde, anche la luce, che è un'onda elettromagnetica. Le onde di luce, quando passano attraverso il diaframma, vengono deviate e creano interferenze con le altre onde vicine. Più è piccolo il foro rispetto alla lunghezza d'onda, maggiore sarà la confusione creata. Per cui va da sé che usare aperture di diaframma troppo alte causa questo fenomeno. Il risultato è una drastica caduta della nitidezza mano a mano che chiudiamo il diaframma. Per cui non è mai consigliabile utilizzare diaframmi superiori, ad esempio a F11. Magari noi siamo convinti di ottenere più nitidezza chiudendo di più il diaframma, ma otteniamo l'effetto contrario. In questo senso ricordatevi che la qualità migliore di un obiettivo si trova di solito a due stop dalla sua apertura massima di diaframma. Per concludere, la diffrazione è un fenomeno fisico, per cui al momento non vi è soluzione ad essa. In futuro, chissà. Ragazzi, questo brevissimo video si conclude qua, spero che sia stato interessante, che vi abbia chiarito dubbi che potevate avere sulla diffrazione e ragazzi, io vi ringrazio della visione, delle iscrizioni, tutti i commenti che mi lasciate e vi do appuntamento ai prossimi video, sempre qui su questo mio canale dedicato alla fotografia e al videomaking. Ciao a tutti!